Eccoci qua, dovremmo essere in diretta ragazzi. Ciao a tutti, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ciao a tutti, spettacolo alla maglia. E ogni giorno cerco di metterne una diversa. Allora, oggi abbiamo Gigi Orlandini, ragazzi. Parleremo un po' di tutto. Io ho dei bei ricordi, insomma, il mio primo derby l'ho visto proprio nel giorno che ha giocato Gigi Orlandini. Ciao Coini, gli amici di Nostalgia Milan, anche gli amici da pagina Inter 1908 Amala. Seguiteli per chi ancora magari non li segue. Bellissima pagina dell'Inter, nostri fratelli. Arbitro Gatto. Arbitro Gatto, ciao Arbitro Gatto. Grandissimo. Allora, intanto aspettiamo i Super Gigi. Sì, via quelli del BBBBB Milan. Ne messe tre, sarebbe un sogno. La terza. Allora, Gigi è arrivato. Puoi fare gli auguri all'interista? Sì, faccio gli auguri a mio cugino, è vero che è milanista e oggi è il suo compleanno. Auguri al mio coino. Allora, Gigi dovrebbe essere arrivato. Qua. Ciao Gigi. Ciao, buon Ti senti? pomeriggio. Sì. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Buon pomeriggio a te e grazie di essere qui con noi, innanzitutto. Come stai? Tutto Tutto bene, grazie. bene, tutto bene. Allora, partiamo subito, dai, parliamo un po' di calcio, insomma, poi dopo arriviamo al calcio di oggi, però io voglio riprendere chiaramente la nostalgia. Stavo dicendo, appunto, appena mi sono collegato, che il mio primo derby dal vivo io l'ho visto in Coppa Italia. E volevo sapere da te, insomma, visto che ci puoi raccontare, perché sia andata che ritorno mi sembra che hai timbrato il cartellino in quelle due partite. Che ricordi Sì. hai di quella sera? Era il tuo esordio? O c'era la tua prima partita all'Inter, quella? Sì, guarda, quella è stata la mia prima partita da titolare perché io ho iniziato il precampionato e 3 giorni prima dell'inizio del campionato appunto mi sono strappato all'inguine e quindi ho perso un mese e mezzo e sono rientrato giusto per la partita di Coppa. E io l'ho saputo poi allo stadio che avrei giocato titolare perché il dubbio era tra me e Massimo Paganin. E quindi il mister poi ha deciso di farmi giocare, andò bene, fece anche gol su calcio di rigore e quindi diciamo che mi ero presentato bene, dai, come No, esordio, no? mi ricordo, ma anche quello del ritorno è ancora più bello, insomma, cioè, quello è rigore, però quello del ritorno avevi scartato anche il portiere, insomma, era stato bellissimo. Poi c'è anche un ricordo di un tuo gol bellissimo a Firenze, Sì, un pallonetto, un niente. cucchiaio, insomma, tu facevi dei bellissimi gol, perché poi sei entrato anche nella storia con il primo Golden Goal, l'altra volta ne stavo parlando con Benny Carbone, insomma, chissà che emozione, cioè segnare e proprio vittoria, insomma, decretare la fine della partita con un trofeo così importante, insomma, quello sì è indelebile in quel gol lì. Beh, ogni tanto sbagliare i tiri succede anche quello, no? Allora, la cosa bella è che è stato un gol, oltre che bello, è stato un gol che ha permesso all'Italia di vincere un titolo europeo, quindi credo che la soddisfazione è stata doppia per me. No, mi ricordo, me lo ricordo benissimo, insomma, io avevo 12 anni, ma me lo ricordo come se fosse ieri, perché poi era appena stata introdotta quella regola del Golden Goal, insomma, segnare poi soprattutto nella finale il gol che decreta la fine della partita, penso che sia dalla parte degli sconfitti bruttissimo, perché non ti dà neanche la possibilità di poter pareggiare, ma dall'altra la liberazione totale, insomma, di dire siamo campioni, basta, abbiamo segnato, festeggiamo. Quindi chissà che bello. Poi è Beh, una super squadra, eh. è chiaro che poi quando succedono quelle cose loro sono stati penalizzati perché prendi gol, finisce la partita, non hai più possibilità di recuperare, di rimediare. Poi quello era un grandissimo Portogallo, sicuramente più forte di noi sulla carta, però il calcio come spesso riserva grandi sorprese, anche quella sera l'ha riservata e fortunatamente l'ago della bilancia è andato dalla parte nostra. Insomma, poi, vabbè, tornando alla stagione all'Inter, insomma, finisce bene, insomma, perché abbiamo rischiato di non entrare in Europa. Poi mi ricordo il secondo tempo, insomma, il tuo gol,
che ci rimette in carreggiata e poi all'ultimo minuto il gol di Del Vecchio, lo ricordo come se fosse ieri. L'anno dopo mi ricordo che inizia una nuova stagione con tante aspettative, insomma, era l'anno che poi è arrivato Benni Carbone, primo anno di Moratti, acquisti, insomma, arrivano anche dei giocatori importanti del mercato, però la stagione non va bene. Insomma, tu, anche te, insomma, quell'anno lì, poi dopo alla fine sei anche andato via. Chiedo anche a te, insomma, da parte tua. Che cos'è che non ha funzionato? Insomma, vabbè che poi dopo c'è stato il cambio d'allenatore, ne abbiamo parlato con Benny, però guardando i nomi, insomma, sì, magari non eravamo al pari di Juve e Milan, che magari erano più forti in quegli anni lì, però noi non eravamo insomma, dal campionato che abbiamo fatto, potevamo fare decisamente meglio. Ma sai, quando apri a un progetto devi pensare che ci possono essere anche dei periodi dove le cose non vanno bene, però i progetti non li puoi stabilire giornata dopo giornata o partita dopo partita. E quindi il momento che stai in difficoltà, poi decidi anche di cambiare allenatore, è chiaro che poi tutto quel progetto e tutto quello che si diceva non è vero. E quindi è andato via Ottavio Bianchi, è arrivato un altro allenatore con un'altra mentalità, con un altro tipo di gioco. E quindi sono cambiati un po' anche i programmi, no? Però è chiaro che l'Inter, ad esempio, del secondo anno era sicuramente molto meglio dell'anno prima, perché l'anno Guarda, prima eravamo. ti saluta Checco Moreno che dice che sei peggio di Vespa ormai. Io Checco Moreno lo saluto con affetto, gli voglio bene, cosa che lui non ha fatto nella diretta prima. Ha visto che io gli scrivevo, ha snobbato, ha fatto finta di niente. Vabbè, non fa niente, dai, pazienza. Grande Parla Checco. il settore giovanile che Gigi è bravo, ma no, dopo ci arriviamo. Lo so che è bravissimo Gigi, so che sei un grande allenatore. E niente, stavamo dicendo appunto di quella stagione. Intanto, ciao Checco, perché sennò poi dopo non ti saluto io, ti nomino ma non ti saluto, grandissimo Checco, ci fa le risate. Niente, quella stagione lì, poi dopo, insomma, con Oxon penso che tu non hai trovato spazio, non so, c'erano problemi con lui, non lo so, tanti giocatori lì. Io mi ricordo, adesso non so se mi ricordo male, però mi sembra di aver sentito da te appunto che magari era stato proprio Oxon, non c'era un certo feeling, insomma, nell'Inter. Era Ma, così. beh, ma sai che ogni allenatore ha una sua filosofia, ha una sua mentalità, ha dei suoi principi, ha dei suoi concetti. Diciamo che non si può andare bene a tutti gli allenatori, no? Quindi io non rientravo forse nel prototipo di giocatore che poteva andare bene a lui. Di conseguenza io ho fatto fatica e sono rimasto fuori perché le scelte erano cadute su altre. Io sicuramente ho pagato la mia non capacità di difendere magari come lui voleva. Io avevo altro tipo di caratteristiche che magari a lui non interessavano. Di conseguenza lui preferiva magari mettere giocatori più completi sia in fase difensiva che in fase offensiva. E quindi io ho fatto fatica, non ho trovato posto. Tant'è vero che a fine anno ho cambiato squadra. Cioè, in pratica è quello che è successo un po' anche con la storia che ormai si ripete ogni anno di Roberto Carlos, perché poi insomma si diceva non sa difendere, non sa difendere, e vabbè, e niente, ormai è andata così. Però insomma di quell'Inter lì tu hai giocato con grandissimi giocatori, insomma ne abbiamo nominati, sappiamo quali sono. Di quella squadra lì ovviamente mi dirai magari Zanetti, perché già io mi ricordo che quel primo anno lì quando è arrivato tutti si aspettavano Rambert perché era lui l'acquisto È top. vero. E poi lì Zanetti, insomma, già dalla prima partita col Vicenza era un trattore, era infermabile. Però di quella squadra lì c'è qualcuno che ti ha impressionato, che poi magari o non è esploso oppure magari ti aspettavi di più e dici magari questo qua poteva fare tanto e alla fine no. No, beh,
Zanetti è vero, non arrivava con tutte quelle credenziali che poi ha riscosso negli anni. C'era Paulins che veniva comunque da campionati importanti in Inghilterra, c'era Roberto Carlos. Insomma, la squadra effettivamente dall'anno prima era stata rinnovata e potenziata molto. Beni Carbone, però diciamo che. Ripeto, secondo me tante volte quando si cambia l'allenatore non sempre i risvolti poi sono positivi e noi sicuramente abbiamo pagato anche quello, un inizio sicuramente non all'altezza e poi abbiamo comunque avuto anche delle difficoltà nel proseguo. Sì, infatti, io avevo detto anche a Benny, cioè che quell'anno lì vincevamo tante partite in casa, poi le perdevamo fuori. Insomma, non, era un po', ovviamente cambiando, poi crea sempre un pochettino di confusione. E va bene. Niente, poi, allora, insomma, parliamo, visto di allenatore, tu fai l'allenatore, insomma, quindi magari, cioè già allora pensavi di diventare allenatore oppure è una cosa che è uscita fuori dopo? No, ai tempi dell'Inter, no, ai tempi dell'Inter ero giovane ancora, avevo 24 anni, quindi il mio pensiero era ancora quello di giocare. Vabbè, Diciamo quello lo so, che... quello lo so, però tu magari una persona in futuro già in campo, per dire, si può sentire allenatore, puoi pensare che magari in un futuro, dici, magari io quando finirò sicuramente farò l'allenatore. No, no, ai tempi no, ai tempi proprio quegli anni no, perché comunque, ripeto, ero giovane, mi piaceva giocare, per me era comunque un divertimento, e quindi per me in quel momento la testa era del calciatore. Poi man mano passano gli anni e si avvicina il momento che magari devi fare anche delle scelte così, è chiaro che mi sarebbe piaciuto poi intraprendere questa strada di allenatore, cosa che poi ho fatto. Quindi ho iniziato con qualche squadra dei grandi, ma non ero riuscito bene a staccare ancora dal fatto di essere mister, giocatore, e quindi ho fatto un po' di difficoltà. Quindi mi sono buttato sui giovani, che è un mondo che a me piace molto e che ho fatto per tanti anni. Adesso mi sono aperto anche una scuola calcio, quindi dico che la mia identità la riconosco lì, in mezzo al campo, insieme ai ragazzi. Quindi c'è una grande differenza ovviamente tra i ragazzi e magari una prima squadra, insomma, è molto più difficile. Se tu dovessi dare un consiglio, insomma, non dico ai ragazzini perché vabbè, li puoi crescere come vuoi, ma uno che si affaccia alla prima squadra, tu che consiglio daresti, insomma? Beh, innanzitutto partiamo dalla base quando un bambino inizia a giocare a calcio, che lo dovrebbe fare solamente per il puro divertimento di giocare a pallone, di giocare con i suoi amici, di sognare di diventare calciatore, perché tutti quelli che iniziano a giocare a calcio, il loro sogno è quello, ma lo devono vedere perché hanno passione, gli piace, non lo devono vedere come un sogno perché poi arrivi a giocare in Serie A perché poi diventi famoso e guadagni soldi, altrimenti lo vivi male, non lo vivi serenamente. Quindi, come tutti i bambini, devono a ogni gioco a cui si approcciano lo fanno per divertimento e il gioco del calcio deve essere uguale anche per loro. Poi è chiaro che per arrivare fino a diventare calciatore ci sono tante cose che si devono incastrare, ma soprattutto la voglia sempre di migliorare, di ascoltare il tuo allenatore. Di non mollare mai anche nei momenti di difficoltà, perché di momenti di difficoltà ce ne sono, e comunque devi metterti in testa di fare una vita completamente diversa dai ragazzi della tua età se vuoi fare quello. Sabato sera devi pensare che i tuoi amici vanno a ballare, tornano alle 4 o 5 di mattina, tu queste cose non le puoi fare perché il giorno dopo devi giocare. Quindi anche lì capisco che sei giovane, ma devi fare una scelta. Ma una scelta che non ti deve neanche pesare, perché se lo fai è perché comunque ti piace, quindi non sono neanche rinunce. Alla fine preferisci magari andare a letto a dormire perché il giorno dopo devi giocare piuttosto che andare a ballare. Ecco, se tu preferisci andare a ballare, allora vuol dire che la passione per il calcio non è così forte come pensi. Cioè ti No. stai facendo trasportare in altri discorsi che non c'entrano niente. Certo, io però poi noto che comunque, come sappiamo, il calcio, soprattutto anche
nei giovani, quelli che si affacciano a magari esordire in Serie A, io adesso vado un pochettino un po' più avanti, è molto differente, insomma, noto una differenza tra il calcio di quando giocavi tu e quello di adesso, insomma, alcuni calciatori, dopo magari 10 presenze in Serie A, correggimi se sbaglio, insomma, sembrano già dei giocatori affermati, insomma, è un altro mondo, ci sono ragazzi che hanno procuratori prima ancora di fare presenze da professionisti che sono gestite da persone che secondo me rischiano di rovinare questi ragazzi e tanti, tanti talenti probabilmente si perdono anche per questo. E ormai purtroppo insomma, è nostalgia il calcio passato, però questa cosa qua preoccupa tanto perché soprattutto un ragazzo di 15-16 anni che si affaccia magari una primavera con la speranza di esordire, perché parliamo di 17-18 anni i ragazzi che esordiscono, giusto? E magari con un procuratore inizia a vedere qualche soldo, qualche cosa, è facile perdere la testa, insomma, e non seguire la retta via. Guarda, prima era differente perché prima di guadagnare dei soldi dovevi comunque fare dei campionati, far vedere che meritavi di stare in quelle categorie. Adesso, anche per una questione di mercato, di business, sai, i ragazzi appena approdano anche solamente le prime squadre che hanno delle qualità, per non perderli, allora contratti lunghi, un sacco di soldi. E di conseguenza diciamo che un po' vieni deviato, ma dipende sempre da come la vivi tu, da chi ti è vicino, da chi ti consiglia. E io credo che un ruolo importante lo giochi molto la famiglia, il papà, la mamma, che devono essere genitori. Magari tanti sono anche figli di operai, magari fagli capire che sì, denaro va bene, tutto quello che è, ma che comunque ti fanno capire che loro i soldi li hanno guadagnati attraverso il sacrificio, di conseguenza diventa forse più facile. È chiaro che se ti fai prendere dalla mano, poi incominci e c'hai soldi e macchine, bella vita, ristoranti, donne, è chiaro che viene deviato, però non ne puoi neanche fare una colpa, capito? No, Perché certo, è cambiato tutto e purtroppo si devono adeguare a queste cose cercando di non andare fuori binario, insomma, per forza, perché sennò. i tempi sono cambiati purtroppo, quindi non è certamente colpa dei bambini o dei ragazzi che si trovano in un mondo così. Ora dovremmo essere noi grandi, che adesso siamo genitori, fargli capire determinate situazioni, però la tecnologia non è che la puoi fermare o non puoi fermare il mondo, però puoi conviverci diversamente, magari senza andare sempre all'estremizzazione di tutto. Guarda, infatti qua ci dicono appunto di giovani, Nyonto che è andato allo Zurigo. Insomma, grandi giovani prospettive, anche in nazionale, insomma, con la nazionale aveva fatto bene, la nazionale delle giovanili. Appunto, stavamo parlando proprio di questo, adesso questo ragazzo qua ci ha scritto Nyonto allo Zurigo, cosa ne pensate? E lì ha un contratto. Sai, comunque stai parlando di un ragazzo che ha 17 anni, che sicuramente è seguito da qualcun altro, quindi non credo che sia un'idea sua, la scelta completamente sua. Quindi non so, tante volte succedono tante cose e noi pensiamo sempre che ci sia solamente del marcio, invece magari poi non è così. Bisognerebbe capire le dinamiche, il perché succedono di queste cose. E qua, qui infatti ci scrivono altre cose. Una volta i pomeriggi i ragazzi li buttavano nei campetti, adesso stanno avanti al PC. Sì, vabbè, però. Ma prima noi stavamo nei campetti perché non c'avevamo i PC, non c'avevamo i telefoni, era un mondo completamente diverso. Io ripeto, io non condanno queste situazioni, condanno a chi non dà delle regole anche su queste cose. Io credo il PC un'ora, la PlayStation un'ora, il telefono un'ora. Cioè, voglio dire, si può ridurre il tempo. È chiaro che se quel tempo invece viene occupato e va a distoglierlo poi dallo sport, è chiaro che la colpa poi non è del bambino, la colpa è di chi è uno grande, cioè non puoi far decidere al bambino queste cose. Ci Sì, sono delle certo. regole, gliele dà anche in quello, no? Sono discorsi, anch'io dico sempre, insomma, sono discorsi che si fanno, si devono fare, però i tempi cambiano e bisogna adeguarsi a determinate cose. Insomma, io mi ricordo che già ai miei tempi,
quelli più grandi ti dicevano, ma tu fai sempre questo, noi ai nostri tempi non avevamo questo e facevamo quell'altro. Quindi ogni cosa è una situazione a sé. Adesso ci sono tante distrazioni, quindi... Sì, però noi non possiamo rinfacciare a dire i nostri tempi. I nostri tempi noi eravamo così, ma io credo che ai miei tempi di quando io ero piccolino non era sicuramente la gioventù o la spensieratezza del bambino dei nostri genitori che magari a 8-10 anni erano costretti ad andare a lavorare nei boschi o comunque andare a lavorare per aiutare i genitori a portare a casa da mangiare. Cioè, quindi il mondo va avanti. Il problema è non farsi sopraffare da queste cose. Quindi è chiaro che se lasciamo la libertà ai figli così piccoli di decidere, è chiaro che loro decideranno di stare in camera, di giocare con la PC, perché non comporta fatica, però non va bene. Certo, certo, certo. Guarda, qua ci sono delle domande per te, bellissime. Allora, il giocatore più forte con cui hai giocato, l'allenatore dal quale hai preso di più, e quello è il giocatore che adesso ti assomiglia di più, insomma, quello che in cui magari tu ti puoi rivedere, se c'è. Allora, il giocatore più forte, io ho avuto la fortuna di giocare con tanti campioni, perché ai tempi che giocavo io ce n'erano veramente tanti, anche le squadre erano molto più forti, molto più competitive. Ti faccio un nome su tutti, Roberto Baggio, per quello che è l'emblema del calcio italiano. Poi è chiaro che se dobbiamo prendere il ruolo per ruolo, allora è chiaro che sì, poi sì, ce n'hai uno, c'è Maldini, quindi tanta roba. L'allenatore da tutti ho avuto tanto, a partire da quelli del settore giovanile soprattutto, perché sono quelli che poi ti formano, ti stradano al professionismo. Gli allenatori di Serie A, di Serie B comunque sono tutti bravi e preparati, no? Dipende sempre da come riescono poi a gestire le situazioni, perché poi lì si tratta di non tanto di sapere, perché lì, ti ripeto, le competenze comunque sono alte, si tratta di riuscire a gestire bene i gruppi, quindi non con tutti vai d'accordo, non con tutti puoi stare bene, dipende da tante situazioni. Invece il giocatore che ti assomiglia di più, quello in cui ti rivedi oggi, magari dici, guardi la televisione, guardi una partita e dici, cavolo, mi rivedo in questo giocatore, magari anche con le caratteristiche tecniche oppure anche caratterialmente, insomma, che ti ricorda, mi sembra di rivedervi, insomma, se ti viene da dire questo, magari non c'è. No, ti dico, perché il calcio adesso è cambiato, ti ripeto, noi eravamo più liberi, non eravamo così schematizzati, forse verso gli ultimi anni solamente si incominciava ad avere un po' più di regime tattico, se no... Io la fortuna e le volte che io ho fatto veramente bene, gli anni che giocavo, era quando avevo l'allenatore che mi lasciava comunque libero di esprimermi senza darmi tanti compiti tattici. Poi ripeto, il calcio cambia e magari fai più fatica, siccome sei un giocatore più portato a giocare con magari con l'istinto, con la fantasia, tante volte ti trovi racchiuso in questi schemi e non riesci tanto a giocare come vorresti. Ecco, invece, allora ti faccio la domanda, insomma, quando eri ragazzino che stavi per diventare un professionista, insomma, avevi, come tutti i ragazzi, come abbiamo detto prima, avevi il sogno di diventare calciatore, ma c'era il calciatore che ammiravi, che magari cercavi anche di imitare o che volevi diventare come lui? Ma guarda, noi da piccolini quando giocavamo cercavamo di imitare tutte le geste dei giocatori, perché imitavi uno piuttosto che un altro, perché ce n'erano veramente tanti. Quindi non è che volevi diventare un giocatore in particolare, tu cercavi di imitare i loro gesti, ma non di diventare come lui. Quindi noi abbiamo imparato tanto proprio da questo, perché noi cercavamo di ammirare quello e poi cercare di farlo noi per strada, all'oratorio, tra amici, no? Io ho sempre apprezzato, ad esempio, quando sono arrivato nelle prime squadre, le persone che invece di rimproverarti quando sbagliavi cercavano comunque di aiutarti, una pacca sulle spalle, anche solamente uno sguardo. E io credo che quelle erano persone che ti fondavano comunque sicurezza, ti toglievano magari tante volte anche delle responsabilità ed erano di grande aiuto, e questi la maggior parte delle volte li ho trovati solamente nei grandi campioni.
No, ma infatti penso che quella sia una cosa fondamentale, insomma, anche per un ragazzo, entrare in una prima squadra di professionisti dove si gioca il calcio ad alti livelli, insomma, fa la differenza avere uno di esperienza che aiuta un giovane, insomma, deve essere, cioè, è importantissimo, credo. Guarda, qua ci dicono anche Young assomiglia a Gigi come tipologia di ruolo. Ashley Young. Beh, ma io ero giocatore più, ero un esterno, però ero più portato ad attaccare, quindi diciamo che in un ipotetico modulo di gioco un 4-3-3 sarebbe il modulo ideale per uno che ha e aveva le mie caratteristiche. Guarda, qua ci dicono anche, raccontaci se puoi un aneddoto sul tuo esordio quando sei diventato professionista. Beh, guarda, io quando ho esordito in Serie A era stata tutta la settimana che si parlava del mio esordio sui giornali perché c'era Stromberg che era, allora ai tempi era il capitano dell'Atalanta, era infortunato e quindi si allenava saltuariamente durante la settimana e quindi si parlava di questo mio possibile esordio, spostare un giocatore in mezzo al campo e di far giocare a me sulla destra. E mi ricordo che la mattina della domenica, dopo pranzo, quando c'è stata la consueta riunione di prepartita, mi ricordo che già quando entrai nello stanzino, avevo capito che non avrei giocato. Perché? Perché c'erano i numeri, non c'erano i giocatori, non c'era il nome dei giocatori, c'erano i numeri predisposti sulla lavagna e il 7 era in mezzo al campo, quindi avevo capito che non ero, che non potevo essere io. 7 lo usava Stromberg, era il suo numero, e quindi però non ci rimasi male, perché comunque un ragazzo che ha 18 anni si trova in prima squadra, comunque per me era comunque un sogno. Però mi ricordo che a fine primo tempo l'allenatore mi ha detto: scaldati, perché se questo giocatore non sta bene, guarda che probabilmente rientri. Mi ricordo che mi sono scaldato tutto il tempo dell'intervallo. Quando sono salite le squadre, si è avvicinato Stromberg, mi ha detto: Orla, guarda che devi entrare, mi raccomando, stai tranquillo, come se fosse un allenamento. Non ti preoccupare, ci sono io vicino a te. Cioè, queste sono parole di un grande capitano, voglio dire, io mai abituato a giocare così davanti a tante persone. Poi io sono bergamasco, tifoso dell'Atalanta e ho esordito a Bergamo, nello stadio di Bergamo. Cioè, capite cosa vuol dire? Avevo 18 anni, tra l'altro, quindi per me è stata un'emozione forte, anche se però l'ho scrollata subito, perché una volta in campo non ho più pensato che ero in Serie A, non ho più pensato al pubblico, ho pensato solamente a dare il meglio di me stesso. E poi con Stromberg, insomma, che ha fatto la storia dell'Atalanta, chissà che emozione. Insomma, deve essere stato bellissimo. Poi volevo chiederti anche una cosa, guarda, intanto ti salutano, guarda, anche Gemelli Milano, Sergio, mi dice, saluta Gigi, che ti salutano. Grandi, gemelli di Milano, grandi. Abbiamo fatto un bel po' di serate. Io poi ero giovane, avevo 22 Ah, anni, quindi Mirko Conte scrivono anche. eravamo single, eravamo scapoli, io, Mirko Conte, quindi parecchie volte facevamo le serate da loro. Spettacolo. Bellissimo. Bellissimo. No, volevo chiederti, insomma, siccome io diciamo ho un po' il cuore, sono nerazzurro e tutto quanto, però la famiglia da parte di mio papà è di Lecce, di Otranto, quindi parte del Salento, so che hai giocato nel Lecce. Insomma, la tifoseria, io ho cioè, i miei cugini che tifano il Lecce e il Lecce un po' quando non gioca l'Inter, c'ho sempre una parte di cuore che va a vedere il Lecce. Com'è stato giocare a Lecce? Voglio fare questa parentesi che non c'entra niente, ma è una mia curiosità, insomma, per la tifoseria, anche per il posto e tutto quanto. Guarda, io ti dico, io a Lecce ho fatto il mio primo campionato da professionista, perché io lì mi sono sentito un giocatore professionista di Serie B, facente parte della rosa della squadra. E avevo 20 anni, mi ricordo che quell'anno l'Atalanta aveva deciso di mandarmi a giocare in prestito. C'era il Monza, la Cremonese, il Cesena, il Bologna, il Padova. Insomma, erano 5-6 squadre che mi volevano, e tra l'altro tutte del nord, belle città tra l'altro, no? L'unica squadra che mi voleva del sud era il Lecce, solo che io avendo fatto l'anno prima il militare a Barletta, il CAR, quindi uscivamo la sera ogni tanto. Io ho detto: no, io a Lecce non vado, cioè io ho negli occhi
Barletta, di quella, di quella città del sud, e onestamente non mi era piaciuto, ero malinconico. Ho detto no, io a Lecce non vado. Invece fui costretto proprio a firmare per il Lecce. Mi ricordo che io ho firmato quando sono arrivato a casa la sera, che poi sarei partito il giorno dopo per Lecce. Mi ricordo che io avevo pianto a casa, ho detto ma io cosa vado a fare? No, no, non voglio andare. E poi io sono arrivato a Lecce piangendo e me ne sono andato via piangendo perché è stato un anno fantastico. Poi, sai, si sono incastrate tante cose, squadra mix giovani vecchi. Avevamo vinto il campionato inaspettatamente, ci siamo ritrovati a festeggiare la Serie A. Quindi, sai, quando poi ci sono tante coincidenze, no? Però effettivamente non ero, poi ti devo dire la verità, Lecce è città stupenda, gente fantastica, niente a che vedere con quello che avevo vissuto l'anno prima, a solamente 200 km un po' più su. Sì, infatti, perché poi dopo hai allenato lì vicino, insomma, anche le giovanili, insomma, Francavilla, insomma, sono posti meravigliosi. Eh sì, qua ci dicono sì, Lecce, l'Inter, va bene Lecce, l'Inter, il Parma, infatti abbiamo detto un sacco di cose di Gigi. Insomma, hai giocato con tanti campioni, era una mia curiosità questa qua del Lecce perché, insomma, io tutti gli anni vado lì e c'ho il cuore lì, insomma. E volevo sapere un po' come era nata questa cosa e come ti hai ritrovato. No, Tutto in tutto. tra l'altro adesso io ho tanti anni che vivo qua al sud perché mia moglie abita in provincia di Brindisi, quindi però mi ha fregato perché io l'ho conosciuta a Parma, che lei studiava a Parma, io quando l'ho vista in un locale ho detto cazzo che bella è, bella parmigiana qua, invece Beh, c'era. ho scoperto che era Verona, zio cane, Ormai basta. Vabbè, dai, almeno è giù. Non che si mangia male qui da noi su. Io sono di Milano, quindi sono vicino Bergamo. Sono tra Bergamo e Milano. Però giù penso che si mangia anche bene, quindi non ti va male. C'è un mare stupendo ed è spettacolare. Quindi No, penso vabbè, ma che. sono, guarda, sono due stili di vita completamente diversi che non possono neanche essere paragonati, ti dico la verità. Quindi non puoi dire se è meglio su o giù perché sono due cose completamente diverse, no? Cioè non è che dici il mare di, che ne so, che c'è qua e lo puoi paragonare al mare di Rimini. Cioè parliamo di mare e quindi puoi fare una differenza, no? Ma qua sono due stili completamente diversi. Cioè là è tutto schematico, tutto a orario, se sgarri di un minuto un casino. Qua invece è molto più blando, molto più lento, dai un appuntamento alle 10, ti ritrovi alle 11, mezzogiorno, non fa niente, cioè così è. Ti devi adattare molto. Per uno che viene da su, venire qua, ti devi adattare molto. Se riesci a fare questo, campi meglio, nel senso che vivi con meno stress. Però calcisticamente parlando, ti dico la verità, questo per me è stato penalizzante, perché qui purtroppo realtà calcistiche non ce ne sono. Adesso il Lecce che è salito in Serie A quest'anno, ma se no qua intorno se vai a vedere non ci sono grosse realtà dove puoi fare calcio. Se togli il Lecce, la prima città più vicina che fa la Serie A è Napoli, per dirti. Sì, vabbè, c'era come società c'è il Bari che però ultimamente ha dovuto ripartire da non so da dove, insomma, che era proprio fuori come il Foggia. E sì, guarda, qua mi chiedono, ragazzo, non mi ricordo se hai giocato con Donadoni. Io ho Glielo giocato chiedo. contro, ho giocato contro. Io Donadoni, ecco, Donadoni era un giocatore che io ammiravo, mi piaceva perché io, essendo tifoso dell'Atalanta, ti ripeto, andavo a vedere l'Atalanta e lui, quando io avevo 10-12 anni, mi ricordo che andavo allo stadio e c'era lui che giocava a centrocampo, un grande, era già forte ai tempi, era già un giovane importante, tant'è vero che poi ha fatto la carriera che ha fatto. Eh no, infatti Donadoni andava, purtroppo era del Milan, quindi, però me lo Poi ricordo bene. le mogli del sud sono più pressanti di quelle del nord. Guarda, è qua che mi controlla, vedi? È lei, capito? Capito. È lì che ti controllo, non puoi sgarrare, Gigi, devi stare attento. Devo stare attento che poi è dietro qualche schiaffone. Arriva da un momento all'altro da dietro e via. Bellissimo. Io te volevo chiederti le ultime cose, insomma, volevo parlare appunto magari del calcio di oggi. Innanzitutto, domanda classica, ripetitiva. Tu cosa pensi della situazione adesso? Se è giusto, sì o no? Andare avanti? Come la vedi? Insomma, è una domanda che ormai, cioè, ne parlano da tutte le parti, ci siamo anche quasi rotti le balle.
Però te la faccio lo stesso, così ti rompo le balle anch'io. Volevo sapere tu cosa ne pensi. Meglio finire? Meglio andare avanti? Meglio concludere? Meglio spostare? Non si capisce più niente. Ma guarda, è proprio questo il problema, che non c'è chiarezza in niente, ma non è solamente nel calcio, in questo momento non c'è chiarezza in niente in Italia. E questo è la grossa pecca. Ecco perché poi diamo importanza a tante cose che magari non sono nemmeno importanti, no? Cioè, io credo che adesso in questo momento, adesso al di là del calcio, al di là di tutto, a me piace il calcio, quindi è chiaro che uno spera che possa riprendere, ma se deve riprendere il calcio, come ogni cosa, devono riprendere in sicurezza, che non creino problemi. Poi specialmente il calcio, che è talmente bersagliato perché è sempre visto come persone che sono delle privilegiate. Allora, potrà essere anche vero, però se il calcio deve riprendere, in sicurezza chiaramente, ma però non deve togliere niente ai cittadini, nel senso che se tu usi dei protocolli medici, ok? Perché sono a tue spese come società e non vai a togliere niente ai cittadini, allora va anche bene. Ma se tu devi togliere queste necessità che hanno dottori che fino adesso non hanno ricevuto tamponi, quelli che hanno tenuto aperto, quelli che riprenderanno, e allora non va bene, perché se devi togliere per il tuo interesse, non va bene. Quindi io mi auguro che tutto si possa risolvere, ma non credo che sia così. Però in questo momento io credo che i problemi siano altri, sono molto più Ma pesanti. Io dico infatti, sempre che. dico che meglio, cioè per riprendere, dico, sarebbe bello se dovesse ritornare, se che il campionato finisse, ma perché? Perché vorrebbe dire che la situazione di questa cosa qui va a migliorare. Se non va a migliorare, la trovo una cosa inutile, insomma. Cioè, non so, poi in Tanto, Francia, per dire, guarda, Francia ha detto che lo bloccano, è sospeso. tanto lo sappiamo tutti che comunque il calcio, se non lo dobbiamo vedere come un gioco adesso, comunque lo dobbiamo vedere come azienda è la terza in Italia, sai, poi dici business, cioè non è quella la questione, è che comunque gli introiti che gli entra nel calcio. È anche altrettanto vero che ne esce anche tanti per lo Stato. Io ti ripeto, non vediamola come una cosa così scandalosa. Però ripeto, non deve andare a discapito delle persone, perché in questo momento noi dobbiamo pensare, come cittadini, dobbiamo pensare alle persone che non lavorano, che fanno fatica ad arrivare a fine mese, che fanno fatica a mettere un piatto a tavola. Questa è la cosa. E la cosa che è preoccupante non è tanto si riparte, non si riparte prima uno, prima l'altro. Il problema è che ancora non sono arrivati i soldi, i fondi per chi ha veramente bisogno. Ma se tu non hai questa possibilità di dare questi aiuti, cazzo, ma cosa ci vuole almeno a bloccare quello che sono le utenze, le bollette, per le persone almeno fin quando non finisce l'emergenza? Perché la gente poi chiaramente è chiaro che si lamenta poi per tutto, però incomincia a dargli un po' di respiro, un po' di luce. Non gli fa entrare i soldi, almeno non gli fa nemmeno uscire. Perché sennò poi è chiaro che va a Esatto. finire. Poi ripeto, sai, noi da fuori siamo bravi, parliamo, chi ce l'ha che ci governa deve comunque prendere decisioni, però voglio dire, non mi sembra neanche che ci stiano mettendo tutta questa cosa per farsi amare e adorare, eh. Cioè, ripeto, non pretendiamo che ci vengano a portare i soldi, però, cioè, almeno stoppate ste cazzo di bollette, cioè c'è gente che ancora deve pagare, non consuma e deve comunque pagare, e tasse comunque deve pagare. Nel senso, voglio dire, ecco perché c'è questo malcontento, questo malumore. Poi a tutto dobbiamo comunque metterci la salute delle persone, che è comunque la cosa più importante. Purtroppo questo virus non sconta nessuno. Se ti deve beccare, ti becca. E quando lo becchi, poi non è che Sì, puoi non c'è da fare tutto bene, scherzare. insomma. Non è una barzelletta. Lo sappiamo benissimo. E, niente, allora, vabbè, quando riprenderà, insomma, nella speranza che tutto si sistemi, perché veramente non ne possiamo più, soprattutto di vedere la gente che sta male, gente che purtroppo ci lascia, e di ritornare al più presto alla normalità, che quella è la cosa che conta assolutamente. Speriamo, Poi dopo speriamo. Vai, no, vai.
Speriamo perché, sai, uno poi voglio dire che è single, che sì, sai, sta anche bene magari in casa, no? Guarda la televisione, fa quello che vuole, ma uno che è sposato, guarda che è duro stare in casa 2 o 3 mesi, cazzo, non puoi decidere niente, ti fanno diventare cuoco, giardiniere, elettricista, adesso devi fare tutto, almeno prima uscivi, te la svignavi, adesso non puoi dire no, devo uscire. Allora adesso mi sto inventando tutte le dirette, adesso sono contento quando mi chiamano, almeno dico, ah, sono la diretta, non mi dispiace, posso fare niente. Ecco, posso Io lavorare diretta, no? sono da solo a casa, sono fortunatissimo allora. Sono qui da No, solo, sono il capo adesso, di... però ti dico, la cosa bella è che in questo periodo comunque poi riscopri comunque la famiglia, il fatto di stare assieme, che poi quello che fai adesso, prima non lo facevi, prima, poi è chiaro, oh, alla fine tutti hanno i loro difetti, però le donne, mamma mia, oh. Cioè, Sì, non posso no, no. svegliare, mi sveglia, mi bastona. Guarda, io c'ho, la mia ragazza sta scrivendo adesso, mi scrive, però ti guardo perché io sono qua a casa da solo, lei a casa sua. Quindi va bene, da sola a casa, per ora va bene, Ma insomma. lei di dov'è? E abita vicino di un paese vicino a me, a Garbagnato. Garbagnato, io però sono a Cassino dei Pecchi, verso Cassano d'Adda, verso Bergamo quasi. Vabbè, scusa, ma Quindi. adesso con questo decreto mi sembra che vi potete incontrare, Ancora non si è capito bene. A parte che, tipo, io purtroppo sono stato male, quindi con questo virus l'ho preso mio papà e io finisco la quarantena il 30 di aprile. ah. È un mese e mezzo che sono in ballo, ora sto benissimo, però un mese fa mi sono fatto le mie 2 o 3 settimane di febbre col respiro che ero lì, non stavo bene. Mio papà è andato in ospedale, infortunatamente, è tornato a casa e si sta bene. Però io fino al 30 non posso vedere nessuno, poi il 4 maggio vediamo se i fidanzati possono incontrarsi, perché anche quello non si è capito bene. Guarda, io ho avuto lo stesso problema con papà, perché lui abitando a San Pellegrino Terme vicino a Bergamo ha avuto anche lui il problema. Lui è stato a casa con la febbre, poi dopo è dovuto tornare in ospedale 15 giorni, adesso è un mese che è a casa e si è ripreso, sta meglio. Però tu pensa, no? Come l'ho potuta vivere io questa situazione a 1.000 chilometri, parlando con mia mamma al telefono, che era a casa in quarantena anche lei, e lui invece non lo potevo sentire né vedere. Tramite le dottoresse, cioè è stata pesante. Adesso Sì. fortunatamente ho insegnato con WhatsApp come si fanno le videochiamate, adesso ogni sera ci sentiamo, lo vedo, sta meglio. All'inizio aveva un po' di problemi ancora di affanno quando parlava e che si stancava, invece adesso sta bene, si sta No, riprendendo, sembra anche che... è successa la stessa cosa. Io mi sono spaventato perché penso di essere stato uno tra i primi, ero il primi di marzo, a me mi è capitata così. Insomma, ho iniziato con la febbre bassa, poi la febbre si è alzata, ho iniziato ad avere tosse e non respiravo. Poi dopo sono riuscito fortunatamente a gestirla a casa da solo perché non so come ho fatto. Però mio papà, che dopo una settimana è venuta lui, e anche lui dopo 10 giorni che era a casa, poi l'hanno dovuto portare in ospedale. Fortunatamente è andato tutto bene, dai. Almeno quello, almeno si Sì. può rapportare, però non è una cosa da scherzare, perché tanti finché non la vivi, non la passi di persona, è difficile da comprendere, è difficile. No, ma poi non è, no, sì, chiaramente tu l'hai vissuta in prima persona, quindi tu stavi la febbre, magari poi papà è andato in ospedale, ma anche per chi ti è vicino non è semplice. Io ti ripeto, per me sono stati 15 giorni che lui è stato in ospedale, difficili perché non potevo sentirlo, non potevo vederlo, le cose che sentivi comunque in televisione, che ti bombardavano di tante notizie, e sai, non riuscivi neanche a riposare bene, ti svegliavi, guardavi subito il telefono, se fossero magari chiamate, non è stato facile, insomma, dai, adesso No, no, piano no, è piano vero. di tornare alla normalità. Guarda, qua ci dicono addirittura che poi una voce che circolava appunto di questo problema. Insomma, voi dite che Atalanta-Valencia ha influito? Io dico di sì, perché comunque secondo me già circolava. Insomma, io per dire sono andato a vedere il derby Inter Milan, parliamo di quasi fine febbraio. Io il 6 marzo sono stato male. Insomma, il derby mi sono abbracciato con persone che non sapevo neanche chi erano. C'erano 85.000 persone. Stessa Atalanta-Valencia è stata giocata dopo, quindi ragazzi, figuriamoci. Era già tanta gente l'ha fatta, non sa neanche di averla fatta. Allora, Atalanta-Valencia l'hanno giocata. Di febbraio, scusami.
Anche se è vero che il primo caso che hanno accertato è stato il 21, perché il primo caso, prima circolava la voce, però il primo caso che hanno accertato, quello di Codogno, era il 21 di febbraio, ok? È chiaro che col senno di poi adesso quella può essere stata una bomba come tante altre, però col senno di poi possiamo dire tante cose, perché noi possiamo dire anche, per esempio, che a gennaio, già a dicembre, comunque c'erano già queste anomalie, queste polmoniti strane. Quindi, secondo me, non abbiamo capito bene la situazione, è stato ritardato tutto ed è esploso tutto così, è stata un po' gestita male. Guarda, non, ma chi vogliamo dare le colpe? Dai, non lo so, ci sarà modo e tempo per trovare chi... Ma no, quello sì, io penso che adesso siamo andati un po' fuori tema del calcio, però ci sta anche. Però io per dire, ho sempre pensato, anche tu pensa, se chiudevano tutte come hanno chiuso adesso, prima che uscivano fuori i casi, sarebbe stato un delirio lo stesso, perché poi avrebbero incolpato, ma non è niente. Quindi qua deve arrivare per forza la catastrofe per far capire alle persone che cosa realmente sta succedendo, purtroppo, perché nessuno avrebbe avuto il coraggio di interrompere, di fermare tutto. Guarda il casino che è successo con Juventus-Inter. Cioè, con Juventus-Inter volevano spostarla, volevano giocare, cioè davano di matto anche al presidente Zhang per dire che lui non voleva la giocare a porte chiuse. Quando era, e c'erano anche dei giocatori della Juve che poi sono risultati positivi, ma perché non si facevano tamponi ancora? Era tutto, non si sapeva niente. Un po' così. Paziente 1 di Codogno. Sì, stanno dicendo, paziente 1 di Codogno, il 9 febbraio è stato il derby. Sì, è vero, è vero. Poi c'è stata anche la Coppa Italia, ci sono state un sacco di partite. Poi, vabbè, io per dire, ho lavorato tutti i giorni. Quindi ero in giro per le strade di Milano, come tutte le altre persone. Insomma, quindi a marzo e adesso i contagi, soprattutto in Lombardia, sono sempre quelli di un mese fa. Tanta gente. Poi ancora non si è capito bene perché, ma dopo 30 giorni c'è gente che risulta positiva, quindi come fai? Va bene. Niente, dai Gigi, ci ha mazzolato fuori discorso, che ha fatto anche politica. Ti lascio, allora, a tua moglie... Quindi se devi fare qualcosa, cucinare, mi raccomando. No, non devo fare niente, tranquillo, se vuoi continuare continuiamo, non devo fare niente. Vuoi che ti prenda altro tempo allora? Sì, volentieri, volentieri. Allora ti chiedo quali secondo te, parliamo di Inter ovviamente, possono essere gli acquisti giusti per l'Inter che verrà? Intanto credo che quest'anno hai messo le basi importanti a partire dall'allenatore, di fare qualcosa di ridurre un po' il gap che c'è con la Juventus e company. Quindi adesso diciamo che parti già da qualcosa di solido e devi solamente cercare di trovare le pedine giuste per... secondo me va allungata sicuramente la rosa, va potenziata comunque la rosa se vuoi arrivare a quei livelli. Però credo che già quest'anno bisogna essere contenti per quello che hanno fatto, perché adesso, al di là di tutto rispetto agli altri anni, fino ad ora parliamo, eri lì, voglio dire, se togliamo gli scontri diretti, diciamo che sono quelli i punti che mancano, no? Quindi, ma poi, ripeto, lui è riuscito a dare un'identità, una sua mentalità alla squadra. Bisogna calcolare che per tanto tempo ha perso anche dei giocatori comunque importanti per il suo gioco, quindi non è stato semplice. E poi a livello di rosa sicuramente non è ancora all'altezza della Juventus. Secondo me c'è ancora un po' da inserire per arrivare a quei livelli. Però diciamo che la strada tracciata è quella giusta. E qualche giocatore che tu prenderesti, insomma, se fossi nella dirigenza dell'Inter? Si parla di Tonali, si parla di Chiesa, insomma, giovani italiani. Su chi andresti te diretto? Proprio dico, devo prendere uno, c'ho questo budget, vado diretto e prendo questo. Ma io se devo andare a prendere, me ne lascio uno solo? Uno? Dai, due, no, perché ce ne servono all'Inter, dai, prendine due. E allora, vabbè, ma secondo me, ad esempio, sugli esterni, i quinti che è, ha bisogno di prendere qualcuno di importante. Però se devo fare due nomi a sto punto, guarda, senza stare a guardare nei ruoli così, ti dico Tonali e Chiesa sarebbero giocatori giovani, di qualità, che in un progetto a lungo termine diventerebbero importanti e pronti, soprattutto perché mi sembra che, vabbè, Chiesa ormai sono già giocato dei campionati, quindi sono già esperti, tra virgolette, hanno già fatto comunque dei campionati importanti. Poi se vogliamo che questi giovani
giochino, che vogliamo puntarci giovani, insomma, bisogna anche farli giocare ogni tanto, eh? Perché se noi certo, giovani li consideriamo quando hanno 27-28 anni, allora... No, no, ma io appunto dell'Inter sono contento perché comunque, insomma, adesso è stato preso Barella, Barella mi sembra che comunque lo stanno facendo giocare, parliamo di un 97, credo, quindi 23 anni. Bastoni si è ritagliato un bellissimo spazio, io veramente mi sono rimasto, non dico sorpreso, però non avevo ancora visto, ma mi ha impressionato tantissimo. Veramente bravo e spero che possa diventare un perno della difesa dell'Inter. Anche lo stesso Skriniar, sono già 2-3 anni che gioca, ma è 95, quindi 25 anni, è iniziato a 22 anni. Cioè l'Inter sta mettendo tanti giovani, Lautaro 97, quindi sarebbe avere Chiesa e anche Tonali sarebbe il top. Sì, stai costruendo qualcosa di importante per il futuro, voglio dire. Poi se non vinci, cioè non è una ne vince, però incominci a fare qualcosa di importante. Sì, guarda, qua allora, non ho capito, qua chiedono, vabbè, ti ricordi il tuo gol in Coppa Italia su assist di Sosa? Sì, ne abbiamo parlato prima di quel gol lì dove Gigi dribbla anche il portiere. Chi è stato e se senti il tuo capitano? Hai avuto tanti di capitani, Gigi. Sì, vabbè, diciamo che un capitano che ho la possibilità anche di vedere, di frequentare ogni tanto è Benarrivo, perché Benarrivo abita a Brindisi. E quindi ogni tanto ci vediamo, mi viene a trovare spesso alla scuola calcio, mi dà anche una mano così a livello di supervisor, così, no? E quindi con Antonio ci vediamo e ci sentiamo e tutto. Con gli altri, ripeto, ho un grande affetto per tutti, grandi persone, però poi siamo un po' persi di vista. Guarda, poi c'era una domanda che l'ho persa prima, però me la ricordo, ti chiedevano che cosa ne pensi delle strutture sportive al sud, ne stavamo parlando un po' prima, forse anche a livello di società, insomma, che dice che è un po' povero, insomma, il calcio giù. Per quanto riguarda le strutture, diciamo che non si è investito molto nelle strutture, anche perché tu comunque considera che qui i campionati di prima categoria, anche di promozione, ci sono ancora campi in terra battuta, cosa che magari, ad esempio, in Lombardia, io quando allenavo i ragazzi non ho mai giocato sui campi in terra battuta. Non ci sono più, dai, o sono sintetici, comunque con l'erba. Mio figlio che ha 8 anni, guarda Gigi, mio figlio ha 8 anni che gioca in una scuola calcio, io ho tutti i campi o sintetici o con l'erba. Campi di terra battuta, quando giocavo io nei primi anni 90 ne trovavi qualcuno, tipo qua a Cassina de Pecchi ce l'avevamo in terra battuta, ma non ci sono più. Abbiamo fatto tutti sintetici e tutti o in erba. Però non esiste. Tutta un'altra cosa, dai. Sì, quello sì. Quello sì, dovrebbe, ma anche per il modo di giocare, insomma. È un'altra roba allenarsi, per dire. Io ai tempi mi ricordo che se pioveva non giocavi, Cioè con la terra battuta, si faceva le pozzanghere, pioveva un pomeriggio, non riuscivi neanche ad allenarti. Qua, per dire, il mio bimbo si allena anche se piove per 6 giorni su quel campo lì. Continua a piovere. Invece qui, non nella mia, perché io, se parliamo di pulcini esordienti, se piove comunque no, io li faccio allenare lo stesso. I piccoli invece quando piove, fa freddo, comunque li porto in palestra quando sono un po' più piccoli. Però ti dico che alcune scuole calcio, ad esempio, quando piove non si allenano, perché chiamano, scusa, ma oggi piove, ci dobbiamo allenare. No, tanto noi facciamo un altro sport e quando piove stiamo a casa. Cioè, anche questo, no, vedi, anche questi sono altri tempi. Io sono lombardo, sono di San Pellegrino Terme, ai tempi miei, quando nevicava, perché nevicava, cioè la neve superava le case, però eravamo lo stesso in mezzo a giocare. Cioè, mai nessuno è morto, ti ammalavi di meno rispetto a ora. Adesso appena stai in casa, quindi il caldo, i batteri, cioè è più facile ammalarti ora che non prima, vero. Noi abbiamo gli anticorpi della io guarda, ti dico la verità, io nel 2012-2013 ho allenato al Pontiso, la società di Bergamo, no? Allenavo l'under 17 e mi ricordo che in inverno i ragazzi venivano al campo, c'avevano la felpa della tuta, il pantaloncino, il calzettone e si allenavano. E dice, ma io, siccome poi ero ritornato lì dopo anni che vivevo qua al sud,
Diciamo, questi come fanno ad allenarsi in questo modo? Ma non sentono freddo, tranquillo, si allenavano, cioè difficilmente si imbottivano, giocavano, cioè non è che mi chiamavano, mister, ho la febbre, non posso venire, no, non No, no. esiste. Qua invece adesso appena c'è un po' di vento già, mister, ma ci dobbiamo allenare, fai tempo, non vuoi. No, fortunatamente tipo da noi, cioè per dire, io penso mio figlio non ha mai saltato un allenamento, può piovere 200, mi fanno sempre allenare, mio figlio è il 2012, quindi cioè qua non esiste proprio, anzi, se qualcuno nel gruppo dei genitori si permette di dire ma ci alleniamo lo stesso, rischia proprio di essere bannato, giustamente, perché ti devi allenare, insomma. È giusto che, siccome hai detto i Stiamo tempi, ci si cambiano i corpi. in linea, mi devo spostare un attimo che metto a caricare il telefono, sennò Sì. No, però stiamo. E tu hai da fare? non ho da fare, Gigi, possiamo stare Bene. quanto vuoi, guarda. Bene, Quindi, neanche se io, ti neanche possiamo salvo parlare, dalla sennò guarda. moglie, se vuoi, eh. Come? Dico, se ti devo salvare dalla moglie, ti salvo, eh. Sì, salvami, perché sennò poi mi tocca apparecchiare, fare. Siamo così un attimino, che ora un po'. Fantastico. Sì, ma poi vabbè, io di calcio starei ore e ore a parlare. Poi noi abbiamo parlato un po' di tutto, eh. Siamo andati sulla politica, sui giovani, sul calcio, addirittura sul Lecce, sulla pagina Adesso dell'Inter. facciamo una bella cosa, dai, facciamo una bella cosa. Adesso mi fate un po' di domande, adesso le faccio io, no? Visto che stiamo parlando di scuola calcio, io voglio capire. E tu adesso, no? Trovandoti dalla parte di genitore, no? Tu come ti relazioni con tuo figlio quando lo porti al campo, quando gioca, quando viene a casa? Dimmi la Ma verità, io, però. allora, io vabbè, ci tengo tantissimo perché il calcio per me, cioè gioco ancora, per dire, a livello amatoriale, ma gioco ancora. Però io mio figlio voglio che sia felice. Qualsiasi cosa, gli faccio tutti, devi divertire, non aver paura a sbagliare, perché soprattutto il mio bimbo è uno di quei bambini, anch'io ero così, che magari, ma papà, ma ho sbagliato questo, ho sbagliato quello, hai visto, ho sbagliato quello. Cioè parla di più degli errori che delle cose positive. Gli ho detto, tu non devi mai guardare i tuoi errori, tu ti devi divertire, cercare di migliorarti ogni volta, perché quella è la cosa, non avere paura. Oppure magari dice sempre: papà, hai visto, che ne so, Andrea, quanto è bravo? Sì, tu puoi essere più bravo di lui, cerca di divertirti, tira fuori la tua passione e divertiti. Non gli ho mai, cioè, tipo, tutte le volte che mi dice: papà, sono stato bravo, per me sei bravo sempre, gli ho detto, ti sei divertito? La mia prima domanda gli dico: ti sei divertito oggi? Sì, papà è contento, basta. Cazzo, Io sono proprio. sei un papà modello che mi piacerebbe avere il figlio nella scuola calcio così, oh. No, io sono così, no, ti giuro, sono così. Poi io, mio figlio, per me è come se fosse, lo tratto come se fosse un amico, quindi spero di avere un rapporto così anche negli anni che seguono, ma io lo tratto non da bambino di 8 anni, cerco di mettermi a pari suo, capito? Per cercare di fargli capire. Adesso mi manca un sacco, non so neanche se mi sta guardando. Dovrei rivederlo dopo 2 mesi, dopo domani, che gli ho detto: porta il pallone che scendiamo in cortile, che dobbiamo fare un Senti, pochettino di allenamento. allora innanzitutto mi dici come ti chiami, perché alla fine è un'ora che parliamo, non so nemmeno come ti chiami. Marco, io mi chiamo Ok, Marco, Marco Coluccia. Marco, allora senti una cosa, siccome mi hanno detto che tra un po' cade la diretta per il Sì. tempo, quanto tempo abbiamo ancora? E Allora, 2 minuti. allora facciamo una bella cosa, Sì. chiudi, E ripartiamo. rientra e poi mi richiami. Va bene, ok, perfetto, 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 ci Aspetta, tengo. c'è un'altra diretta, aspetta, un'altra, aspetta. Chiami? Ti chiamo subito, arrivo Gigi. Ok, c'è un'altra diretta, senti? Ok, chiami. Arrivo. Ok. Eccoti, bentornato. Ci siamo. Insomma, Mi hanno contattato la piattaforma Instagram, mi hanno detto che mi devono tagliare. Sono troppo su Instagram. Io, guarda, ho iniziato a perdere la vista perché anch'io ultimamente ho fatto un sacco di dirette, tra l'altro bellissime, sono strafelice perché poi, per dire, anche parlare con te, io penso che il mio primo derby, ho visto il tuo gol, ti vedevo allo stadio, quindi è anche, cioè, bellissimo e strano un pochettino parlare con te. Anzi, mi sono dimenticato di dirti una cosa, poi dopo ritorniamo e mi fai delle domande perché mi stava piacendo, sui bambini. Mi ricordo che quando hai preso, tu sei stato il primo ad avere la numero 7 nell'Inter. E Sì. nell'intervista tu avevi detto che avevi preso il 7 perché volevi
fare come un giocatore bergamasco, Domenghini. Era un'intervista, me la ricordo, che ci avevo segnata, che mi dice che, adesso non so se sbaglio, che il 7 l'avevi preso perché aveva questo numero, questo giocatore che era bergamasco come te, speravi di fare la stessa carriera. Sì, era bergamasco, però era il numero anche che mi piaceva, però ti dico la verità, noi quando abbiamo assegnato i numeri quell'anno, quando eravamo in ritiro, li abbiamo assegnati tramite una beneficenza, nel senso che chi offriva di più per il numero poi se lo prendeva, però erano soldi che noi poi li abbiamo devoluti a delle, per delle cause, per aiutare persone magari bisognose, no? Quindi diciamo che ognuno faceva la sua offerta. È chiaro che quando ti trovavi in concorrenza con quello che voleva il numero, è chiaro che poi si alzava, no? Ad esempio Bergomi aveva il numero 2, non è che si è messo in competizione nessuno, lui faceva parte della storia, diciamo che il suo numero era quello, nessuno lo poteva togliere, giustamente. No, ma c'è un numero strano che infatti penso che arriverei a dirlo, perché poi Felice Centofanti prese il 9. Quanti soldi ha messo per prendere il numero 9? Centofanti. Ma... Adesso onestamente non mi ricordo quante erano la cifra No, che è ma stata. era per dire, Però era... sì, però vabbè, ma Centofanti, ad esempio, era estroso anche su queste cose, no? Cioè, sai, lui giocatore di fascia, il classico terzino, 9. Così. Non so, ma non so il motivo perché volesse quel numero, non ho idea. Che grande, che grande. Vabbè, no, allora ritorniamo al discorso di prima, dai, che era bello quello della scuola calcio dei bambini, insomma. Io ti ho detto, cioè quello che faccio io con mio figlio è proprio questo, lo dico proprio sinceramente, proprio, e voglio che lui che esca dal campo, che sia contento. Cioè, insomma, deve essere felice quando si allena, quando gioca, e chiaramente gli ho detto, devi farlo. Mi piacerebbe che tu ti impegni per cercare di superarti, visto che è una cosa che ci tiene, perché lui ci tiene tantissimo, vuole fare questo, e gli dico, tu devi cercare di superarti, non fermarti e non appoggiarti ai tuoi compagni, prova a superarli, non è una brutta cosa, tu prova a superarli, sempre divertendoti, perché se non ti diverti poi vuol dire che non va bene, tutto lì. Eh no, ma infatti tante volte io quando parlo anche con i genitori così gli dico guardate che il termometro della situazione ve lo danno i vostri figli, perché se i vostri figli vengono a casa che sono contenti, se i vostri figli tornano a casa con il sorriso, se i vostri figli quando tornano a casa da scuola non vedono l'ora di venire all'allenamento, vuol dire che comunque stanno in un ambiente che è sereno e trovano il loro ambiente naturale, sono a loro agio. Quindi credo che quello è una cosa importante. Perché quando il bambino arriva a casa e ti dice non voglio andare all'allenamento, oggi c'ho i compiti, non voglio andare, quando incominciano a trovare queste scusanti, e allora lì bisognerebbe capire che c'è qualcosa che non va. No, infatti, un altro che fare i compiti. Guarda, adesso lo saluto perché è arrivato. Mi ha scritto ciao Infatti, Fabio. stavo finendo di Ascolta. parlare. E lo volevo salutare perché ho visto che è entrato, salutato papà col cuore, grande. Grande cucciolo, manca poco che poi dopo ci dobbiamo allenare. Infatti, senti i consigli che dà Gigi, che era bravo, un grande giocatore ed è un allenatore. Quindi. Ma ascoltami, ma la vostra scuola calcio vi coinvolge nel senso che vi tiene aggiornati sul progetto che hanno, quello che fanno, così oppure portate i figli, basta, finito, va bene No, no. così. Devo dire la verità, sono molto contento e orgoglioso di far parte di questa società che ho conosciuto tramite un mio amico, non è del mio paese, è di Pozzuolo Martesana, è Pozzuolo Calcio. E devo dire che con i bambini lavorano veramente tanto, è un programma bellissimo, abbiamo 5 istruttori preparati e quindi dividono a gruppi perché poi sono 28 bambini e abbiamo, a parte che sono veramente una squadra forte. Riescono anche, insomma, bambini sono, mio figlio in 2 anni che è lì è veramente migliorato tanto, ma poi ci danno la possibilità di fare dei test match contro Monza, contro Atalanta, contro Albino Leffi, insomma, che è una cosa fantastica. Insomma, io ho visto mio figlio per dire poco prima che succedesse tutto questo, a gennaio, abbiamo fatto una bellissima partita contro il Monza, che loro vengono sotto categoria, vengono i 2013 giocando contro il 2012.
però abbiamo giocato, li vedi che loro sono scelti, però noi abbiamo vinto, mio figlio ha fatto anche un super gol, io ero stracontento. E tanti bambini ogni anno nella nostra scuola calcio, tanti bambini vengono presi appunto da queste società. L'anno scorso tre sono andati all'Albino Leffe, quest'anno già altri tre o quattro hanno fatto dei provini al Monza e sempre all'Albino Leffe. Insomma, queste due società sono vicine, però sono veramente molto attenti alle cose, ci tengono tantissimo, ripeto, non stavo scherzando quando dicevo che nel gruppo, se qualcuno dice ci dobbiamo allenare per la pioggia, non deve esistere questa domanda. Cioè, loro vogliono veramente, a meno che il bambino ovviamente non stia male, Ah, però, beh, chiaro. cioè, però vogliono che ci sia, e siamo sempre presenti. Non è mai capitato di trovarci in un allenamento dove non eravamo col numero, o anche alle partite, anche perché poi si dividono in 3-4 squadre, perché giocano o a 5 o a 7, a seconda delle partite. Quando facciamo i test match sono tutti a 7, giocano a 7. Però è veramente bello. Marco, io quello che non mi piace nelle scuole calcio sono i risultati, perché secondo me il risultato è quello che va a rovinare quello che è il contesto vero della scuola calcio, perché la scuola calcio, presa proprio letteralmente scuola calcio, è quella che dovrebbe insegnarti, okay, i fondamentali del calcio e poi comunque giocare, divertirti. La luce, perché sennò non ti vedo più. Sì. Ma infatti volevo arrivare proprio a questo, dirti, tu dici i risultati di partite, cioè durante la Sì, partita? quelle io sono cose che io non mi piacciono perché il risultato in fondo ti condiziona, ma non tanto magari i bambini, magari condiziona tanto anche l'istruttore se è portato a Vabbè. non pensare alla crescita dei bambini, ma è portato a crescere e a fare un percorso per lui personale per dire vinco, io sono bravo. E non pensa al percorso dei bambini, ok? Quindi non mi piace questo fatto dei risultati. Perché? Perché poi vai a giocare, non porti nel campo quello che fai durante gli allenamenti, non lo riporti alla partita. Succede che in un momento magari la tua squadra sta vincendo, quindi non fai cambi, perché se fai cambi poi pensi che si abbassa la qualità e poi la partita non la vinci più. Oppure magari hai fatto già i cambi e sei sotto, la vuoi recuperare, allora rifai ancora i cambi, metti dentro quelli magari un po' più pronti. Cioè, capisci che diventa veramente triste. No, Ma quello sì, ma infatti tipo da noi però cioè non viene adottata questa cosa qua, c'è il risultato e tutto quanto, però per dire, parlo anche da genitore, non c'è mai stato un genitore che si sia lamentato perché ovviamente ci sono i bambini più bravi, quelli meno bravi, quelli che sono un po' più indietro, che poi magari durante l'anno vedi dei cambiamenti a questa età qua che sono pazzeschi, magari il bambino che fa fatica a, che ne so, a correre col pallone. 6 mesi dopo è una scheggia e salta tutti. Noi, per dire, per quanto riguarda la società dove è il mio bimbo, questi problemi per dire non ci sono, non fanno risultato, sì, sono contenti se vincono, quando perdono esultano tutti insieme, gli fanno fare i rigori alla fine, si abbracciano tutti i bambini e giocano, i minuti che giocano sono uguali per tutti, poi cercano di mischiare bene le squadre, insomma non è che fanno la squadra di quelli un pochettino più piccoli e quelli un pochettino un po' più avanti, cercano di equilibrare tutto, di dare spazio proprio a qualsiasi tipo di venienza. Chiaramente noi questo sono stati chiari dall'inizio, ci hanno detto, ovviamente quando ci saranno i test match su 28 bambini, noi ne possiamo portare 10 quel giorno, e con i test match a noi ci chiedono di portare bambini che sono più pronti, perché hanno bisogno di vedere loro e di fare giocare le loro squadre. Però per tutto quello che riguarda i campionati, i piccoli tornei che fanno, questa roba qua che hai detto te, che è giustissima, non viene presa in considerazione. Non c'è l'allenatore che magari non cambia, cioè magari se sono avanti di 3 gol, ma non li contano neanche, no? Sono avanti di 3 gol, poi cambia, si può perdere. Ed è proprio questo bello. Io sono contento perché, oltre che la società, è anche un gruppo bellissimo, ci coinvolgono tanto. I mister adesso, per dire, ci mandano i video. Fate gli esercizi a casa, bello, sono veramente, veramente felice, insomma, Non basta che stanno a casa rinchiusi, non basta che hanno le videochiamate con la scuola, pure rompergli le balle a fare i compiti di calcio. di calcio. È vero, si trovano, però purtroppo questa situazione qua è così. A me mi manca più di ogni altra cosa vedere le partite di mio figlio.
Perché poi io arrivavo quel sabato, perché poi giocava, era sempre quasi due volte, perché poi il sabato c'è la partita e poi la domenica il test match. Quindi tu avevi sia il sabato che la domenica. È vero, ero sempre carico, perché poi incontri con gli altri genitori, vedi i bambini che migliorano, quello è il calcio più bello, più puro. Vedi il bambino che crede. Insomma, io poi, vabbè, parlo da genitore, vedo mio figlio, io mi sciolgo. Quando vedo mio figlio che corre, che magari abbraccia un altro bambino, per me può finire il mondo. Io sono felice, me ne frega niente di niente. Guarda, mio figlio quando giocava a calcio, che ha iniziato nel 2011, faceva parte dei pulcini della squadra del paese mio, perché io mi ero ritrasferito là, andava alla scuola a calcio là, giocava e così. Giocava attaccante, era un sacco di bambini così. Allora, ci credi che verso la fine del campionato, perché loro erano una squadra che perdevano sempre, però quel giorno, verso il ritorno, avevano uno scontro diretto, perché c'erano loro a 0 punti e l'altra squadra che ne aveva forse uno, proprio uno scontro diretto importante, per dirti. E mi ricordo che la partita era finita 1-0 e aveva fatto gol mio figlio. Ci credi che io in tribuna ero lì seduto? Cioè, mi è scesa la lacrima, mi sono emozionato. Guarda, mi emoziono anche adesso, per dirti, no? A distanza di anni, perché io adesso che ho a che fare con i bambini che partono dal 2007 fino al 2014. Ti dico l'emozione che ti danno a stare nel campo, perché il calcio dei bambini è quello, è lo sport, quello puro, quello sano, quello pulito. E noi adulti che siamo nel campo con loro, siamo quelli che non dobbiamo macchiare questo sport. Cioè, noi dobbiamo far vivere questo sogno in maniera pura, tranquilla, ok? Perché la maggior parte delle volte, siccome loro sono senza filtri, se noi non possiamo insegnare l'inganno, l'imbroglio, cioè noi gli dobbiamo insegnare le gesta tecniche, il gesto tecnico che devono imparare per giocare a calcio. Poi gli insegni a giocare, a fare le partite, a divertirsi e di ritrovare quei gesti che gli insegni di farlo nella partita, al di là di quello che poi è il risultato, no? Quella è l'emozione bella, perché io mi ricordo che a volte arrivi al campo, che voglio dire, puoi avere anche i cazzi tuoi, no? Però quando entri con loro non puoi pensare ancora ai fatti tuoi, ma non riesci, perché loro ti trasmettono tanta serenità e tranquillità che dimentichi poi tutto. A me, io ho vissuto questa situazione adesso, che purtroppo la testa è questa vicenda di mio papà mi ha distratto con la testa, mi ha portato a pensare altrove, no? Però ti dico adesso che riesco col fatto che papà sta bene, quindi mi sono un attimo ripreso. Mi mancano perché noi eravamo abituati al campo, a giocare, a fare. Adesso sto organizzando, non degli allenamenti a casa, sto organizzando delle videochiamate. Adesso appena abbiamo le piattaforme pronte, faremo le videochiamate per salutare, per sapere come stanno. Perché in questo momento penso che per loro sia un momento duro, fanno magari più fatica a capire di quello che sta succedendo e sono obbligati a stare in casa. Quindi i bambini non meritano di stare chiusi dentro quattro mura di casa, i bambini hanno bisogno di altro, però sono costretti e quindi penso che sia dura, dura per loro. Mamma Anche mia, Luisa. con le distrazioni che hanno e comunque il fatto che non si possa uscire, andare a trovare i nonni, vedere gli amici, cioè. È Sì. una cosa forte, eh. Io credo che questa è una cosa che ci porteremo sempre dentro fino a che camperemo. Non lo so. Sì. Allora, qua ci salutano anche, saluto i ragazzi da Palermo, addirittura da Bari, grandi ragazzi. Qua c'è un mio amico che scrive Lillo, grande Gigi a Francavilla. Perché suo zio, Donatiello, fa parte del Francavilla Calcio dove tu hai allenato. Donatiello non è che fa parte, È Donatiello presente. lì è un'istituzione, non è che fa parte, lui è proprio, cioè, persona rispettabilissima. Io mi sono trovato bene, ci vogliamo bene, insomma. Poi vabbè, lui fa parte comunque della prima squadra, quindi non è del settore giovanile, non si occupa, però c'è sempre grande stima e rispetto. Però
è finito questo percorso e ne ho intrapreso un altro. Sono contento. Infatti, il mio amico mi corregge, esatto, ho detto, vabbè, fa parte, nel senso, sei un'istituzione, ho sbagliato, hai ragione Lillone. Direttore generale, voglio dire, cioè, è importante, oh, è. No, 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 sì, infatti me l'aveva già detto il mio amico, no? Poi adesso stavamo parlando, ho visto che mi aveva scritto, fagli a Gigi che è mio zio, e faccio sì, te lo devo ricordare, poi siamo andati a parlare di tutto oggi mi sono perso un pochettino. Cavolo, Gigi, se eri qua, vedi, portavo mio figlio da te anche, dice sei a Brindisi, lo porterò quando vengo giù d'estate a Otranto, che non sono distante, dai. Marco, ti do un consiglio come ho sempre dato a tutti i genitori, perché io chiaramente avendo una scuola calcio potrei farmi pubblicità e dire portatemi da me, no? Invece non è così. Io dico sempre che il bambino deve andare nei posti dove vuole, perché la scelta poi la deve fare lui e deve essere contento. Non possiamo scegliere noi per i figli. Poi è chiaro che tu sai che in una scuola calcio ci sono gli istruttori che lo migliorano perché hanno veramente le competenze, perché lavorano veramente per i bambini, allora questo è un altro tipo di discorso. Ma io ho sempre detto che i bambini non li dovete spostare da una scuola all'altra perché siete voi che volete che sia così. Perché se il bambino vuole stare con i suoi amici, in questo Certo. momento il bambino non capisce che andando in un'altra parte migliora, fa altri amichetti. Non Non ho capito. Ma è infatti, una guarda, forzatura, a me è successo è una questo. forzatura, e quindi piano A me è piano successo capirà poi da solo. proprio questo perché mio figlio era nella società del mio paese e non, io non facevo niente. Sì, si divertiva, no? Però io ci tenevo, dico, ma come fa? Ho fatto un anno e mezzo dove mi è capitato anche a me di andare in campo ad allenare perché magari mancava l'allenatore, c'erano 8 bambini, non venivano seguiti, giocavano, facevano i giochi che si rincorrevano, ce l'hai, cioè, non era calcio. E allora sto mio amico che lavorava nel Pozzuolo mi fa, ah, perché non lo porti? Io ho parlato con mio figlio e gli ho detto, Tommy, vuoi andare in un'altra squadra a vedere com'è? Mi fa, ma perché devo cambiare? Gli faccio, ah, perché di là magari impari di più. Io ho detto, se provi, se ti piace bene. Mi fa, va bene. Io avevo paura perché poi magari è un pochettino timido. Quando siamo arrivati lì, mi ricordo il primo giorno di allenamento, non mi ha neanche guardato. Il mister gli fa: come ti chiami, Tommy? Batti 5. Oh, erano tipo 3-4 mister. Gli ha dato un pallone, mi fa: vai con loro a giocare. C'erano 20 bambini, è entrato dentro. Basta. Sembrava che conosceva tutti. E da lì ho detto: sono tornato a casa e gli ho detto: Tommy, vuoi andare qui? Perché poi per me, anche a livello economico, era una spesa maggiore, anche a livello di chilometri, perché io. La squadra del mio paese, tutto quanto, mi fa: no, papà, mi piace tantissimo. L'unica cosa sono i colori che ce li abbiamo bianco-neri, vabbè, ma fa niente. L'ho portato lì e mo sono 2 anni che è cresciuto tantissimo. Abbiamo fatto delle amicizie spettacolari. Si diverte. Ti ho detto: gli allenatori e gli istruttori sono una bomba. Una bomba, guarda. Senti, ma siete affiliati a qualche società professionistica? Allora, che io, il presidente nostro aveva gli agganci con la famiglia Pozzo dell'Udinese, quindi noi abbiamo un po', mi sembra che cura delle cose della famiglia Pozzo, però fanno sempre le cose con Albino F e Monza. Adesso non so se sono affiliati, però facciamo sempre questi test match contro di loro, vengono sempre a vedere i nostri bambini, quindi. Conoscenze sono quei tanti, anche degli allenatori sono andati lì e la società è bellissima, insomma. Poi non so bene dietro quali sono le gerarchie tra le società o se lavorano insieme, però sono sempre quelle, quindi a livello come prima squadra cioè i grandi non è la società che è promozione, eccellenza, guardano tantissimo proprio il settore giovanile. Cioè, abbiamo anche per dire 2014 sono proprio forti, sono bambini che giocano a calcio. Nella squadra di mio figlio, cioè noi per dire, è una squadra che dove fanno anche fatica a trovare quelli a pari, cioè dobbiamo fare i test match, perché quando incontriamo le squadre delle società che ci sono qua vicino, finisce sempre tipo male per gli altri. E Vabbè, magari i bambini neanche si divertono.
sono veramente, secondo me, ma non tanto la fortuna anche di avere magari l'annata giusta che sono bravi, ma io do merito agli istruttori. Perché poi volevo arrivare a una cosa che volevo chiedere anche a te. E ho visto questa differenza, per dire, io quando facciamo i test match contro le squadre professionistiche, io vedo che i bambini che giocano in quelle squadre lì, che hanno un anno in meno dei nostri, quelli che vengono ad affrontarci, hanno tutti una sorta di, nel senso, non hanno un gioco, per dire, vedo che puntano molto come per dire, sull'uno contro uno, tentano sempre di fare la giocata. Ogni bambino, che ne so, portiere, parte la palla, l'ultimo uomo deve saltare, deve fare la giocata. Non chiedono mai di cioè l'allenatore non senti mai passa di qualità. Noi invece, i nostri istruttori, hanno proprio un'altra filosofia. I nostri bambini stanno crescendo in campo, nel senso andare nello spazio, passare la palla al compagno, alzare la testa, cioè non so se magari è giusto saltare l'uomo quando hai lo spazio per saltarlo, però giocare con i compagni, chiamarsi la palla, gioca. Loro hanno, cioè, i nostri bambini, quando tu senti, ne so, mio figlio gioca dietro o a centrocampo, lo senti che due compagni, quando magari sono libero, si liberano e dicono gioca, gioca, si chiamano la palla per cercare di fare gruppo tra di loro. Infatti volevo chiederti a te, secondo te qual è, cosa pensi che sia giusto? Perché tante volte anche il metodo è per dire del bambino che magari a 7-8 anni deve essere libero di esprimere proprio tutta la sua qualità e dribblare, saltare, andare, anche quello è una cosa bella. Però, tipo, noi, da noi, insomma, cercano di fare di più un gioco di squadra. Guarda, ti dico, noi, è chiaro che, ti ripeto, noi dobbiamo curare le basi, comunque insegnargli quello che sono i gesti tecnici, no? La trasmissione, la ricezione, il tiro in porta, il dribbling, la finta, tutte queste cose, il contatto che devono avere con la palla. Poi quando li facciamo giocare, qualsiasi gioco li facciamo giocare, noi li facciamo giocare liberi, io non gli do, due tocchi, gioca lì, cioè... Quando hanno la palla, decidono loro, trovano loro la soluzione, ok? Quindi li fai pensare, li fai giocare, quindi c'è il bambino che gli piace dribblare, c'è il bambino che dribbla e poi passa la palla, cioè non gli devo dare dei vincoli, a me l'importante è che giocano e si divertano. Poi è chiaro che ci sta il bambino che magari è più egoista di un altro, che porta palla, così agli altri magari passa la palla, però quelle sono cose che secondo me man mano nella crescita, con i vari step, poi capiscono, imparano. Però io ad esempio quando incontro le squadre che mi dicono quella squadra lì gioca bene perché gioca a due tocchi, ma chi ve l'ha detto che giocare a quell'età, chi ve l'ha detto che giocare a due tocchi sia la cosa giusta? Se io ho la palla, ricevo palla e c'ho 10 metri avanti, perché non posso portarla io la palla e poi magari, che ne so, tentare il dribbling e tirare oppure puntare e passare la palla? Cioè perché devo prendere la palla e passarla per forza perché sono costretto a fare due tocchi? Io credo che secondo me non è giusto vincolarli, li fai giocare, li fai divertire. Loro trovano la soluzione perché loro poi imparano e capiscono. Però la cosa importante, dove tanti mi dicono che loro non sono d'accordo, che hanno pensieri diversi, io invece ritengo che per fare quello, però il bambino debba sapere almeno le basi di passare la palla. Perché se tu non sai correre, non sai condurre palla, non sai passarla, non sai controllarla, credo che deve andare difficile giocare poi in un contesto, no? Quindi quelle cose, almeno le cose basilari, gliele dai. Poi dentro al campo fai, anche perché considera che noi non siamo scuola calcio selezionata, eh? Da noi vengono tutti i bambini, quindi trovi quello pronto e trovi quello che magari inizia adesso a giocare. Quindi voglio dire, le difficoltà diventano tante. Quindi un bambino che non ha mai giocato a calcio, che si affaccia a questo mondo, cioè, gli vorrai far vedere almeno come si fa a ricevere e a passare la palla, almeno quello. Se no, poi lo buttiamo in mezzo, va bene, lo buttiamo in mezzo, però poi quando non sa fare un controllo, non sa fare una palla, penso che poi glielo dovrai dire, se no, che cosa siamo lì a fare? Noi a prendere i soldi e a dirgli poi divertitevi, vi do le casacche, No, a no, questo punto certo. il portatoio li porta alla villa e li fa giocare. Infatti, per dire, noi è un mix di tutto, nel senso che vabbè, noi, cioè, gli allenamenti si svolgono tutto su questa roba qua, insomma, esercizi, conduzione della palla, e gli fanno fare l'uno contro uno, è tutto improntato su quello. Poi la partita alla finale non cercano, cioè, non è che li lasciano, cercano di fargli capire come stare anche in campo, nel senso, da noi,
non è... Su questa cosa mi piace perché non vedi che magari all'inizio, per dire, anche mio figlio, come tutti gli altri, tutti sulla palla, tutti... invece da noi, come hai detto te, c'è quello che magari dribbla di più, c'è quello che magari passa di più la palla, e loro tendono sempre a cercare di guardare negli spazi, di non affollarsi per creare confusione, ma di giocare, di cercare di essere, di vedere il gioco, non di focalizzarsi solo sul pallone e andare tutti lì, perché vi dovete divertire e guardarvi. Voi guardatevi, cercate di capire la squadra, quello che potete fare e tutto quanto, e chiamatevi la palla. Poi, chiaramente, c'è quello che prende, va ed è pronto per saltare due o Sì, tre uomini Marco, per calciare. però il discorso, sai cos'è? Che tu hai la palla, va bene, ce l'hai te, devi giocare, devi cercare, ma le scelte che fa il bambino sono sempre fatte in funzione dell'avversario. Sì, Cioè, tu, quello non è che tu la giocata la fai perché? Perché l'avversario ti concede di farla. Cioè, tu non è che dici io adesso faccio questa giocata perché voglio fare questa giocata, perché se tu pensi a quella giocata e l'avversario ti anticipa e ti chiude il passaggio, non la puoi più fare, giusto? Quindi le tue scelte quando hai la palla sono sempre determinate dall'avversario, a come si muove l'avversario. In base a come si muove lui, tu poi scegli e fai la giocata. E certo. quindi ecco perché ti dico, i bambini, lasciamoli giocare, facciamoli divertire, però non divertire a ridere, a scherzare, divertire però insegnandogli quello che devono fare. Insegnare significa che loro, se vengono a scuola a calcio, io ti devo insegnare quello che è il gioco del calcio. La tecnica è la cosa importante, Grazie. non che devi farla tutto il tempo, se no a un certo momento si rompono anche le scatole. Li fai giocare, li fai divertire, però quando c'è da dargli la correzione, quando c'è da dargli l'input, glielo devi dare, perché se no non è che bisogna estremizzare il tutto, che deve essere così, fare così oppure così in un'altra maniera. C'è sempre una via di mezzo, voglio dire, tanto la verità in tasca non ce l'ha né io, né tu, né un altro. Quindi voglio dire, l'importante è che le cose siano funzionali e che vadano comunque bene, però l'ABC lo devi sapere. Poi come lo Certo. riporti nel campo, quello è un altro discorso. Poi a quell'età lì comunque, cioè io vedo che apprendono tantissimo, per dire, mio figlio è arrivato che è alto, è ben messo e un anno e mezzo fa faceva fatica magari a fare esercizio tra i paletti o anche la capriola, perché poi noi gli fanno fare un sacco di esercizi motori, no? Per la coordinazione, tutto quanto. Ma in un anno... Cioè, è completamente cambiato tutto, ma un sacco di bambini che stanno facendo, è proprio quello che mi piace della società dove siamo, perché vedi proprio che il bambino cresce divertendosi, nel senso cambia tutto, la cosa che non riusciva a fare prima adesso la fa, con naturalezza soprattutto poi. Ma i percorsi motori coordinativi sono importanti e basilari, perché senza di quelli, senza la coordinazione, senza equilibrio, tu non riesci neanche andare a sviluppare la tecnica. Se sei scoordinato tecnicamente, non puoi diventare bravo a prendere quanto uno magari quando è coordinato, insomma, no? Quindi anche quelli sono percorsi importanti. Noi, ad esempio, dello staff mio siamo quattro, però tre sono tutti laureati in scienze motorie. E quindi voglio dire, vanno già a lavorare sullo specifico. Poi, per quanto riguarda la tecnica, così ci sono io, ci sono anche loro. Però noi, ad esempio, non abbiamo un istruttore per ogni squadra. Noi ne abbiamo due per ogni squadra, che però si alternano. Così i bambini si abituano a lavorare con tutti. Cioè, gli esordienti non possono dire Gigi è il mio allenatore. No. Gigi è il nostro istruttore, come lo è Tizio, Caio e Sempronio, Cosa giù? perché Infatti si noi devono abbiamo abituare a lavorare cinque. con tutti. Ti ripeto, perché io la scelta che ho fatto è quella degli istruttori che bravi dal punto di vista lavorativo e dal punto di vista umano, ma che hanno scelto di sposare il mio progetto. Quindi che non ci sono io alla partita, ma ci sono loro. Loro lo sanno che li devono far giocare liberi, loro lo sanno che devono giocare tutti più o meno allo stesso tempo. Quindi problemi non ce ne sono. E su sta cosa abbiamo coinvolto i genitori a spiegargli quello che era il progetto. Bello, Coinvolgerli no? significa dirgli quello che sono i nostri percorsi, questo che è il nostro progetto,
Però è chiaro che poi, voglio dire, può essere competente, meno competente nei discorsi tecnici, non devi entrare, non sono problemi tuoi. Certo. No, ma è la cosa che hanno fatto con noi. Hanno fatto la stessa identica cosa, abbiamo fatto la riunione all'inizio dell'anno, noi abbiamo cinque, ce ne sono cinque istruttori che girano. E quindi magari capita che il sabato mio figlio è con un allenatore, e il sabato dopo è con un altro. Quindi sono, e hanno tutti, c'è cioè chi magari fa gli esercizi motori, l'altro tecnica di base, e poi dopo sono tutti insieme, insomma. Ed è una cosa bella. Meno male, perché poi io vedo che mio figlio, ti ho detto, la cosa più importante è che lui sia felice, si diverte. E lui quando va, torna a casa che sorride, anzi, siamo sempre gli ultimi anche a uscire dagli spogliatoi. E per me vale più di tutto, più di ogni altra cosa, che lui possa essere felice giocando a calcio. Infatti, a me mi manca troppo vedere le sue partite, non ce la faccio più. Anche gli allenatori, Bisogna perché io poi non mi sopportare, serve lo so. dai. Anche gli allenamenti mi mancano, perché poi va lì gli allenamenti mentre parli con gli altri genitori. Quest'anno purtroppo poi, vabbè, bisognerà aspettare a settembre ormai. No. Penso proprio di sì, penso proprio di sì. Con i bimbi sì. Va bene, dai, Gigi, allora mi sa che qua, se no tua moglie. Mi sa che viene a prendere anche me qua a bastonarmi. Va No, sta già facendo da sola, quindi possiamo. grandissimo giro. Dai. Quindi ti ho salvato perché sennò dovevi lavorare. Hai capito allora? Senti, Marco, a me ha fatto molto piacere. Per me è sempre bello, si cambiano parole, si conoscono persone, sono dirette senza filtri, si dice quello che si pensa, quello che si vuole, si ride, si scherza, si parla seri, bello. Puro come se si parlasse al bar. Quando hai voglia, non ti preoccupare, chiamami che tanto. Sarà Anzi, fatto, sarà fatto. Sicuramente, dai. se mi chiami, mi togli un bel pensiero. Adesso vediamo le prossime dirette se sono belle come questa. Adesso vediamo. No, questa è stata proprio bella. Domani ne ho un'altra, sempre alle 6. Ci dovrebbe essere Carletto Muraro. Quindi dobbiamo parlare dello scudetto dell'80, del 79 che ha fatto 40 anni. Ma dai, quando giocavamo a Murano giocavano con le pezze, oh dai, quei palloni che pesavano 8 kg. Però erano forti, erano forti anche loro. Tanti Anche altri c'ho giorni. la figurina io di Muraro, oh, c'ho la figurina. Lui, Allora, Patinato, Canuti, Ghini, Madonna. come andavano, cavolo. Come andavano, ragazzi, come andavano. Come andavano. Vabbè, Gigi, anche per te, oh, quando vuoi, mi chiami, mi scrivi e ci facciamo una diretta quando vuoi. Quando devi essere salvato, che sei lì. Con gli occhi addosso di qualcuno che ti vuole far lavorare, tu dici chiamo Marco di Nostalgia Inter che ci Quindi facciamo una. allora sempre oh, mi devo far salvare. Chiamami quando vuoi, non ti preoccupare. Va bene, dai. Va bene, ti ringrazio, Gigi. Un abbraccio, a presto. Un Buona abbraccio serata. grande a tuo figlio e digli sempre di pensare a divertirsi, che è la cosa più bella. Poi, se sono rose, fioriranno. Va bene? Ti ringrazio veramente, Un ringrazio. abbraccio Grazie a grande. tutti. Ciao, un abbraccio, ciao Gigi. Ciao. Ciao ciao. Ciao, ciao.